Ciao a tutti ragazzi e bentornati con Gabriele PRG. Quest'oggi vi farò vedere come craftare questi cosi qua, i conveyor belt, che si abbinano ai conveyor belt questi qui e in pratica fanno come, tra virgolette, delle scale mobili, delle passerelle mobili e le useremo per ammazzare i mob. Così avremo tutti, come si dice, i drop dei mob senza far fatica. Quindi si crafta con le rotaie, il ferro e la redstone. Ho finito le rotaie, ne abbiamo solo più 7, però 64 spero che mi bastino. Allora, come potete vedere, sono riuscito a farmi finalmente anche questa tuta qua, che è la tuta quella che vi dicevo, la power armor, chest plate, helmet, leggings e boots come al solito, e solo che è completamente personalizzabile e tutto sommato è abbastanza semplice da craftare. Comunque, queste sono alcune che già ho già messo. Continuiamo l'opera. Ok. Poi di qua. Stefano, se tutto va bene, arriva tra un po', se no non arriva proprio di oggi. Ok, allora, una volta messi tutti, ma vaffanculo, tutti questi cosi qui si mettono sopra gli altri che poi andiamo a craftare, ma devo aspettare che mi cresca un po' di gomma perché sono scarso. Infatti dovrò anche piantare altri alberi di gomma perché alcuni. Oh, pure questi devo craftare. Quindi mi servono delle rotaie. Mi servono gli alberi di gomma. Troppa roba mi serve, ragazzi. Ok. Allora, gomma. Andiamo a fare la gomma. Ok, e qui ce n'è un'altra. No, non è ancora cresciuta qui. Ok. Quindi mettiamo questa qui e si trasforma in rubber 2. Dai, su, 5, 6, 7, 8, 9, perfetto. Quindi questi ne craftiamo. Basta, non abbiamo più rotaie. Questa andava qui sopra. E ah sì, poi di nuovo redstone e ferro, quindi potevo anche non iron. Ne ho 10.000 blocchi, ragazzi, quasi 11.000. Cosa me ne faccio? Non lo so. 7.000 di redstone. Perfetto. E ne craftiamo finché ce li dà. Finita la rubber. Però nel frattempo possiamo continuare. Allora, voliamo, voliamo. Ah, come penso avrete già notato, ho i cuori gialli qui sotto. Li ho fatti, in pratica adesso è come se fossi due giocatori in uno. Ho il doppio della vita facendo art. Questi qui, gli art canister, che si craftano ovviamente così, con necrotic bone, che in pratica sono le ossa dei nuovi scheletri, quelli neri del Nether. Questo si crafta semplicemente con l'alluminio e questo qua con 4 diamanti. Le mele ne ho un'infinità, i diamanti pure, tutto il resto. E basta, una volta craftati così, li tenete in mano, fate tasto destro e in pratica, tra virgolette, se li mangia
E vedete, man mano che ve ne mangiate uno, vi aumentano i cuori. E adesso devo provare a craftarne ancora e vedere se mi fa tre file, ma non penso. E al massimo se li mangia Stefano. Comunque, torniamo a noi e finiamo questo qui. Allora, 1, 2, 3. Oh, cammino! No. Vai di là. Ok. Iniziamo di qua con questi. Merda. Comunque, questa tuta qui che sto usando è veramente uno spettacolo. Potete fare tante cose. Vi allontana i mob, quindi potete stare tranquillamente in mezzo ai mob, e cercheranno di attaccarvi, ma verranno respinti. Cos'altro? Ah sì, vabbè, potete volare, non vi fate male se cadete, avete la super velocità, anche se è quasi un casino utilizzarla. Adesso vi farò vedere. Vedete, sono andato giù, ma non mi sono fatto niente. Ma anche l'abilità di salire blocchi, guardate, senza saltare. Opla, sono sopra. Opla. Aia. È super resistente. Siete quasi immuni anche alla lava. E ora vi farò vedere. Sono tranquillamente nella lava e non perde vita, ma si scalda solo. E dopo un po' che si scalda, se non riuscite più a raffreddarla, vi buttate nell'acqua e si era a posto. Dopo un po' si raffredda. Comunque, l'ipervelocità che vi dicevo era questa. Come potete vedere, è velocissimo. È anche troppo esagerata, però è troppo comoda. Basta che fate lo sprint, due clic e via. Comunque, torniamo a noi. Lì ho fatto tutto, devo aspettare che cresce la gomma. Ecco qua, è già cresciuta. Sbammete. E basta, solo questa. Va bene. Allora, andiamo a piantare ancora un pochino di alberi. Facciamo così. Rubber. Ho questo più questi tre. Quindi li mettiamo qua. Ah, un'altra cosa. Mettete il pane in una qualsiasi casella del vostro inventario. Man mano che la vostra fame scende, lui in automatico mangia e voi neanche ve ne accorgete. Quindi è una cosa troppo troppo comoda. Allora, devo mettere della terra perché non cresce senza terra. Mi sembra, infatti. Quindi, dirt. Dirt non abbiamo. Ah, eccola qua la dirt. Vediamo se riusciamo a prenderla. Ok. 2. Ne bastano 4. Dai, dai, su. Dai, 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 su. Non ce la facciamo, ragazzi. E dai. Vabbè, me ne faccio bastare 3. Per adesso. Facciamo così. Mettiamo la resina qui che si trasforma in gomma. 3 dirt. E mettiamo una qui. E ci piantiamo questo. Ne mettiamo una. Qui. E ci piantiamo questo. Ne mettiamo una qui e ci piantiamo questo. E non abbiamo altra terra in giro, vero? No.
Guardate mob, come vi dicevo. Spara. Ma le frecce deviano. Ogni tanto vi colpiscono, però non vi fanno niente. Comunque. Allora, vediamo un po' di terra. Sì, lì c'è la terra. Terra. Quindi, aiuto. Andiamo a scavarlo laggiù. Avete anche l'affinità con l'acqua. Infatti, come potete vedere, guardate, andate giù abbastanza velocemente. E poi potete andare su. Ok, abbiamo il quarto cubetto di terra. E lo mettiamo. Vediamo dove metterlo. Lo mettiamo qui. Ciao ragnetto, vorresti mangiarmi, eh? Ma ti va male. Fai, scappi? Ah no, sono io che ti respingo, già vero. Comunque. Qua è cresciuta altra resina. Ah, gli unici che non respinge sono sti bastardi. Però. Ho la padella magica. E poi, tra virgolette, neanche vi fanno danno, quindi. Resina. Così. Rubber. Aspettiamo che arrivano le altre. Eccole lì. Ok, 16 e basta perché abbiamo finito la rubber. Non so, potrei farmi l'estrattore e estrarla da quel legno che ho lì, però va bene così. Ok, siamo di nuovo in cima. Ok, quasi ci siamo, ragazzi. Più o meno, ne manca ancora un po'. Allora, repulsione. Allora, vediamo un po' se abbiamo. Sì, qua c'è la rubber, quindi quasi quasi. Extractor, vediamo se ce l'abbiamo già. Extractor, no. Quindi. Extractor, eccolo qui. Ci servono 4 TP tap, un electronics. Perfetto. Quindi, questo no, cancelliamo. Wood. Usiamo le Oak wood, che sono le assi. Facciamo il. Perché mi lagga? Ah, il tritop è qua, così. Perfetto. 1, 2, 3. No, già, dobbiamo farlo. 1, 2 e 4. Ok. Poi electronic circuit e le. E diciamo di craftarcelo. Ce l'ha craftato, perfetto. Poi ci mancava Machines. E ne abbiamo un fottio. Perché per fare l'armatura che ho servivano tanti tanti machine block. Ho fatto craftarne un bel po', tanto di ferro ne ho cotti un bel po' di stack. Così ho fatto il refiner iron e ho fatto già un bel po' di machine block, così ce l'ho già pronti. Comunque. Se non mi ricordo male, è così, perfetto.
Poi ci servono Upgrade Transformer, eccoli qua. Ce ne bastano 1, 2, 3, 4 e 5. Gli overclock ce ne servono 8. E ci serve un glass. Ed eccoli qua. Sbammete. Uno solo perché ho già predisposto il tutto qui. Quindi mettiamo questo qui, mettiamo subito questi, anzi mettiamo qui sotto, questi di sopra e questo sbammete, funziona. Quindi rub 1, 2, 3 e forse anche questi, vediamo. Questi no, perfetto. Possiamo fare queste, niente. Questi sì. Perfetto. E questi allora no. Ah, questi sì. Perfetto. Solo questo qua non ce lo fa. Vediamo perché. Magari è un altro tipo di rubber. Neanche nell'electronics, electric furnace, vabbè. Compressore, no. Questo è però il compressore, neanche. Vabbè. Vabbè, ragazzi, abbiamo già 22 rubber. Ce le facciamo bastare. Avanti, chi è? Andiamo a vedere chi è. Un fracassapalle. Oh, muori. Vedete, basta che io sto un attimo fermo, si ammazzano da soli. Il ragnetto. Il ragnetto, sì. Vai, scappi. A posto, è morto. Dicevamo. Questi qui sopra. Red. Una e due e Iron Man. Iron Helmet, no, Iron Man. Eccolo qua. 64. Ok. Penso che ne abbiamo pure d'avanzo. Però mi sa che sono pirla perché devo fare anche gli altri. Quindi le rotaie. Le rotaie si chiamano track. Boosted, no, track normali con i bastoncini che si fanno. Oh la Madonna, l'hanno fatti così difficile. Ragazzi, vado a rubarle nelle, come si chiama, nelle caverne qui sotto. Faccio prima, tanto ce n'è in abbondanza. Eccola qua. Una. Due. Tre. Quattro. Immagino qui dentro ci sia uno spawner. Vanno a finire la sabbia. Questi si stanno ammazzando per i cazzi loro. Perfetto. Sì. Solitamente ci va la spada. Però anche con questa funziona. Che bello. Aia. Eccolo lì giù lo spawner. Così raccogliamo anche un bel po' di filo. I ragnetti, questi sono quelli velenosi, se non sbaglio. Sembra di sì. Ma non me ne frega niente perché tanto non si possono avvicinare a me. Morto.
Aia. Mi sono avvicinato troppo io. Ma sì, non importa. Tanto, vedete, è già passato tutto. Dove vuoi andare tu? Prima sono andato anche a farmi un giro nel Nether. Stessa cosa così con i Blades, con gli scheletri, con qualsiasi mob. Quindi con questa cosa non avrete più problemi. Ho il problema che adesso mi serve... Vaffanculo, mi sono contagiato. Mi servono le rotaie e non so dove trovarle. Non c'ho voglia di craftarmele. Vediamo qui. Questo è chiuso. Entriamo qui. Eccola lì. Perfetto. Questi ci servono sempre. Lo taglio. Niente. Boom. Questo è lo spawner di prima, quindi andiamo di qua. Se non ci siamo già andati, no. Senti, Ciccio. Ok, qui rotaie non ce ne sono, di qua ancora non siamo andati, però di qua si esce, quindi non ci interessa, di qua, eccole lì. Ferro. Comunque, di qua le rotaie per adesso ce le facciamo bastare. Questa via. E rotaie ne abbiamo 15. Era al contrario, mi sembra. Iron. Perfetto. Ce ne vengono solo 16, porca vacca. Quindi mettiamo via tutta questa roba. Questa no. Il tritap mi serve. Tutto il resto mi serve, tranne... Ma facciamo così. Questo non ci serve a niente. Sbammete. Così. Andiamo a montare queste qua. Nel frattempo vediamo dove arriviamo. Qua si potrebbero bastarci 5, 10, 15. Ah no, 6, 12, 18. Ne abbiamo 16. Porca vacca. Ah no, è solo 24, niente ragazzi. Ne mancano 8. Invece di queste, vediamo dove arriviamo. Ma che cazzo? No, queste qua l'ho messo al contrario, che pirla.
Dove vai? Allora, tutto in quel senso, perfetto. Ok, no. Va bene ragazzi, mancano 8 di queste, quindi andiamo a trovare altre rotaie e andiamo lì dentro. Qui non c'è niente. Qui sono caverne. Qua c'è un qualcosa. No, stavo scherzando. Non c'è niente. Quindi andiamo di nuovo lì. Sì. Tanto non c'è niente. Partiamo da qui sopra, vediamo che succede. Eccolo lì. Ce la posso fare a salire? Piccone. Dovrebbero già bastarci, però se ne troviamo qualcun'altra, giusto per... Salta, salta. Ti sei Si era incantato. Ok, si è sbloccato. Ah, di qua non c'è niente. Vediamo questo giusto visto che siamo qui. Ok. La lava non ci interessa. Il ferro ne abbiamo a uffa. Tu sparisci. Questi ci servono. Altre rotaie no, eh. Eccole qua. Guardate cosa c'è qui. Le piante drop. È diventato giorno. Va bene. Il ferro non ci serve, che ne abbiamo pure troppo. Questo sì però. Boh, perfetto. Possiamo tornarcene a casa. Dovrebbero bastarmi. Dov'era l'uscita? Più o meno di qua. Via. Rotaie 1 e 2. Perfetto. Ce ne bastavano 8, ne ho fatte 16. Vabbè. Ok. Le ultime a fare. Ok ragazzi, qui abbiamo finisciuto. Dobbiamo adesso mettere uno spawner un po' particolare qui, che ci spawna tutti i mob. I mob si spawnano, seguono qui, cascano giù. Quando arrivano di sotto, sbam, splashete. Quindi qua cambiamo dalla sabbia. Anche se non cambia niente, però.
diciamo qualcosa di più duro, tipo ossidiana, tanto ne abbiamo a volontà. Ossidiana, ossidiana, eccola qui. Questo a parte il pane, questi non ci servono più, questi non ci servono più, questi così e così, tanto il tritap non ci serve più. Ahia, ho sbagliato a mettere l'ossidiana. Adesso ci va un quarto d'ora per toglierlo. Anzi, però invece di toglierlo facciamo così, che è più semplice. Porta il gun. E via. Abbiamo risolto il problema, così non devo spaccarlo. Ok, qui mettiamoci una sabbia giusto per che escano qui. Vedete, questo mi spara, ma le frecce deviano. E non è lui che c'ha la mira storta, ma come potete vedere è uno spettacolo. Travolto. Ok, eccolo qua, un alberello. Alberello tralala. Ok. Va bene ragazzi, per adesso vi ho fatto vedere abbastanza, vi faccio vedere ancora questa qui. Questa è il tavolo per modificare la mia armatura. Basta averla addosso e, o nell'inventario e già ve la rileva. E come potete vedere ho craftato dopo un bel po' tutta questa roba. E sono tutti vari potenziamenti. Alcuni, tipo questo, non li ho messi perché mi davano un sacco di problemi. E questi qua, per esempio, non mi servono. E questi altri tutti sì. E questi tutti sì. Che alla fin fine, per sapere come si craftano, basta cliccarci sopra. Vi dice cosa serve. Advanced Planning, per esempio. Si va qui. Facciamo così. Adv. Adv, eccolo qui, e si crafta con 5 diamanti e un electronic circuit avanzato, oppure un Inverger, che sarebbe l'ingranaggio. E va bene ragazzi, per quest'oggi è il tutto, vi saluto e alla prossima puntata. Ciao a tutti!